Si presenta. Dobbiamo ancora leggere di calcio, credo comunque. Io mi chiamo Silvano Micattini e mi sono occupato di queste cose 40 anni fa, ho cominciato. E diciamo che ancora molti punti cardine sono gli stessi. Io cominciai, adesso sono il curatore del sito biodiritti.org di EGM.it, che vuol dire etica giuridica medica, messa insieme con tutto il permesso dei medici. Il motivo per cui cominciai era stabilire cos'è il consenso e cos'è il dissenso. Io cominciai a spiegare, Magrini è testimone, con Mauro Barni, che adesso è andato via, che non esiste consenso se non si accetta il dissenso. Cosa semplice. Ma mi sentivo dire, sì, ma secondo scienza e coscienza. Io dicevo sì, ma dobbiamo stabilire quale scienza e quale coscienza parliamo. Perché abbiamo le coscienze etiche di un'equipe, abbiamo le coscienze dei magistrati, abbiamo le coscienze degli avvocati, dei medici, dei pazienti che spesso vengono lasciati in ultima analisi. E devo dire grazie a Macri, grazie ad altri professori, siamo riusciti nella USLOT di Arezzo, all'epoca io ho smesso di occuparmi 8-9 anni fa, a avere degli ottimi risultati. Se oggi voi, qualcuno di voi ha pazienza, andare in biodiritti.org e troverà dei video del 1980. Da quei video, che parlavano di tutto quello che stava succedendo, che oggi è denunciato in Gran Bretagna, io mi riferisco allo scandalo sul sangue infetto, siamo arrivati al 2012 per arrivare a una legge dell'OMS che riconosce questo problema. Ma perché vi dico questo? Perché secondo il mio piccolo punto di vista siamo solo all'inizio di un cammino che è lungo, che vuol dire educare le coscienze delle persone, dei pazienti, dei magistrati, dei medici, perché purtroppo i mezzi di informazione hanno un'influenza notevole. E quindi adesso l'ho lasciato ad altri questo lavoro. Ma vi posso garantire che quando siamo nei pronti soccorsi e c'è un'emergenza, tutte queste cose che si riescono a fare bene nei convegni, se non abbiamo medici legali pronti a rispondere al cellulare, se non abbiamo primari pronti a sostituirsi, se non abbiamo persone competenti, i danni si fanno. Io nella mia esperienza ho visto cose oscene dal punto di vista medico-giuridico, ne è un caso qui a Milano, in cui fu legato il paziente a letto e trasfuso contro la sua volontà, sono fatto storia, e ho visto altri casi che non fu penalmente perseguito, che andava perseguito, anche se poi risarcito, e ho visto altri casi che francamente meritavano di essere lasciati perdere e non erano lasciati perdere. Quindi penalmente la volontà del medico di rispettare o no la coscienza e la libertà altrui credo che sia un cardine che ancora ha bisogno di tempi lunghi, di corsi di formazione, di leggi adeguate, quella che hanno fatto la Soledad è eccezionale, ma non è conosciuta da nessuno, né da pazienti, né da medici, né da avvocati e tante volte neanche da magistrati. Grazie a tutti e buonasera.